Hola youtubers e benvenuti in questo nuovo I.O. Nella puntata di oggi tratteremo dell'evoluzione dei joystick. Specifico, la puntata di oggi arriverà fino alla PlayStation 1. Ogni qualvolta esce una nuova generazione di console, spesso ci si sofferma sulle caratteristiche e i servizi che esse possono offrire. Tutto ciò è giustissimo. Peccato che gran parte dell'innovazione all'interno dei giochi passi proprio attraverso il controller. È infatti facilmente intuibile come lo sviluppo del controller segua e modelli lo sviluppo delle dinamiche all'interno di un gioco. Andiamo quindi a scoprire insieme le pietre miliari che hanno segnato una svolta all'interno del panorama videoludico. Escludendo i joystick per giocare a Pong e a Fini, partiamo con un controller derivante dalla seconda generazione di console. Stiamo parlando del controller dell'Atari 2600. Uscito nel 1977, ci fornisce la prima prova di joystick di concezione moderna. Esso infatti possiede uno stick per muoverlo sui quattro assi principali e un pulsante per interagire. I controlli non erano molti, certo, ma nonostante questo i giochi per la piattaforma erano tantissimi e di vario genere. Un controller più simile di certo agli standard attuali è quello introdotto con il NES. Il controller a mattoncino della console Nintendo è tuttora un'icona all'interno del panorama videoludico. Di certo non ergonomico, ma molto molto compatto. Su questa periferica erano stati introdotti per la prima volta i tasti Select e Start. In questo modo il gioco per la prima volta poteva essere messo in pausa. E oltre la croce direzionale trovavamo non uno, ma ben due tasti A e B. Tra le altre cose, questo controller è stato il primo a dettare legge riguardo la posizione del D-pad, ovvero della croce direzionale. Infatti, dopo averla posta a sinistra, tutti i controller successivi si sono adeguati a questa esigenza, attribuendo alla mano sinistra così l'onore di essere quella dei movimenti. Va di certo menzionato pure il joystick del Sega Master System. Esso infatti riprende le forme di quello del NES, con una piccola variante. La croce direzionale è infatti sostituita da una placchetta quadrata. Al centro di essa è possibile impiantare uno stick. In questo modo si trasformerà il D-pad in un analogico. Il design a mattoncino introdotto dal NES stava iniziando ad andare un po' stretto ed è solo con la quarta generazione di console, nel 1988, che troviamo il primo joystick dalle sembianze più ergonomiche. Stiamo parlando del controller del Sega Mega Drive. Questo joystick non solo era più confortevole da tenere in mano, ma introduceva anche delle novità. Infatti, fu il primo joystick con tre pulsanti. Oltre ad avere un pulsante in più delle precedenti generazioni, questo aveva anche al posto della croce direzionale il directional button, in pratica una croce direzionale evoluta con cui ci si poteva muovere su otto direzioni. Oltre a tutte queste novità, qualche anno dopo venne rilasciata una nuova versione di questo controller che introduceva altri tre tasti con cui attivare le modalità turbo, insomma, quelle che troviamo oggi sui joystick tarocchi. Ed ecco che nel 1990 fu Nintendo ad adattarsi. Infatti trasformò anche lei il proprio controller dandogli delle forme più tondeggianti e inserendo nuovi pulsanti. Ed è qua che per la prima volta vediamo sulla console Nintendo i classici tasti con le lettere A, B, X e Y. Con il Super Nintendo non solo inserì questi due nuovi tasti che diventeranno poi storici all'interno della casa, introdusse pure i dorsali. Questo è infatti il primo joystick che possiede due tasti dorsali, L ed R, che possono essere premuti con comodità mentre si impugna il joystick con gli indici. Adesso arriva il mio momento storico preferito, ovvero quello della quinta generazione di console da gioco. Perché preferito? Perché questo è il periodo più stravagante. Infatti troviamo in questo ciclo
i joystick più strani mai proposti. Molti di voi non sanno che in collaborazione con Bandai l'Apple ha tentato di entrare nel mercato videoludico, ma al contrario di iPod e iPhone, questo esperimento non è andato molto bene. Senza mostrare la console, che è un accrocchio gigante, mi basterà far vedere il joystick dalla forma di banana o qualcosa del genere. La particolarità di questo joystick, oltre alla forma, era che nella parte inferiore erano presenti tre tasti dalla forma di cerchio, quadrato e rombo, e al centro del joystick era presente una trackball, una specie di mouse che non ha mai avuto successo come la console. Ne furono vendute 100.000 unità. Pure l'Atari, però, con l'Atari Jaguar, non ha scherzato in questo periodo. Infatti ha proposto un joystick gigantesco con addirittura 17 pulsanti. Ne fece uscire anni più tardi una seconda versione, Slim, no, ancora più grande, con 20 pulsanti. Da non capirci nulla. Nintendo, oltre a lanciare una nuova periferica, il Virtual Boy, la prima periferica che permettesse la visione in 3D di un gioco, rivoluzionò pure il suo controller per adattarlo a questa console. Il risultato fu questo. Risultava molto scomodo, infatti si avevano sia a sinistra che a destra le croci direzionali e i pulsanti, con una simmetria perfetta del joystick, ma una scomodità assoluta per l'utilizzatore, in quanto doveva sfruttare queste croci per posizionare gli assi dell'effetto 3D. Un vero casino. Dopo averlo massacrato di critiche, questo controller, gli va dato un merito, ovvero quello di avere ispirato con questa sorta di gambe il primo controller che probabilmente molti di noi hanno tenuto tra le proprie mani. Sto parlando di quello della PlayStation. Infatti, seppur in misura minore, esso riprende le linee di quello del Virtual Boy, o perlomeno quello del Virtual Boy aveva introdotto per la prima volta quel formato. Certamente il controller di casa Sony aveva migliorato parecchio quella forma, avendo dimensioni più contenute e riuscendo ad introdurre nuovi tasti. E qua, come avevo preannunciato, mi fermo e lascerò la spiegazione di questo joystick al prossimo episodio. E anche questo emo è finito. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Troverai il link qua sotto insieme a quello dei social network. E non scordarti di guardare i nostri vecchi video, che li troverai qua a fianco. Hola e alla prossima!